Devi studiare diritto penale parte speciale e ti trovi disorientato? Ti chiedi quali sono le cose davvero importanti da sapere? Devi studiare questa materia per un concorso o per l'esame di avvocato e vuoi farlo in poco tempo ma nel migliore modo? Vediamo come fare. Quando affronti diritto penale, parte speciale, devi tenere a mente due cose. La prima sono le nozioni di parte generale ed in particolare la struttura del reato. La seconda è che tutti i reati seguono la struttura che trovi spiegata in parte generale. Stando così le cose, quando affronti lo studio, l'analisi di un reato, per quanto sia complesso, passerà sempre per l'analisi di 5 step essenziali. Questi step sono sostanzialmente domande a cui devi rispondere. Se rispondi a queste domande nella trattazione del reato, sia una trattazione scritta, orale o magari l'introduzione normativa di un caso pratico, di un atto o di un parere, non puoi sbagliare. Facciamo un esempio: il reato di truffa. Prima domanda, di cosa si sta parlando? Chi punisce il reato? La prima cosa da fare quando si descrive una fattispecie è riportarla in modo puntuale. La truffa è il reato che punisce chiunque con artifizio raggiri, inducendo taluno in errore, eccetera, eccetera. La sanzione non ci interessa, l'analisi del reato può farne a meno e dubito che qualcuno te la chiederà. Qui qualcuno allora potrebbe domandarmi: ma allora devo imparare a memoria la norma? Risposta: piaccia o non piaccia, se devi sostenere una prova in cui non puoi consultare il codice, più riesci a ricordare in modo accurato la fattispecie astratta, più il grosso del tuo problema e del tuo lavoro è fatto. Domanda numero 2. Qual è il bene giuridico tutelato, che dicendolo in parole povere significa spiegare perché nel nostro codice penale c'è quella norma? Qui ti segnalo che molto spesso il bene giuridico tutelato è discusso, non è chiaro, non è uno solo. Allora magari potrai usare la categoria questione giuridica discussa del metodo studiare diritto facile per riportare in ordine tutte le eventuali teorie o orientamenti sul bene giuridico tutelato. È il caso della truffa, per dire, che è considerato un delitto plurioffensivo posto non solo a tutela del patrimonio, ma anche della libertà, del consenso e dell'autonomia della volontà. Ma questo ovviamente non è il solo orientamento. Domanda numero 3. Qual è il soggetto attivo del reato, cioè chi lo commette? Qui, ragazzi, sarà fondamentale far vedere di avere anche le basi di diritto penale parte generale e usare la terminologia corretta. È un reato comune? Cioè può essere commesso da chiunque, o piuttosto è un reato proprio, cioè può essere commesso solo da chi riveste una determinata qualifica soggettiva. Qui il testo della norma ti aiuta, se lo sai a memoria rispondi subito praticamente. Nel caso della truffa, chiunque con artifizi raggiri, ovviamente si capisce, no? Che lo può commettere chiunque e quindi il prefisso ci aiuta a capire che è un reato comune. In gran parte dei casi la fattispecie comune è proprio introdotta da questo chiunque. Attenzione però, non è sempre così. Ci sono delle fattispecie proprie che iniziano con questo prefisso chiunque. Pensa ad esempio al delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questo, nonostante inizi con il chiunque, richiede che il fatto sia commesso da soggetti qualificati: il coniuge, il tutore, l'ascendente, eccetera. Domanda numero 4. Come si integra il reato? Si tratta del cosiddetto elemento oggettivo, che in linea di massima è la condotta descritta dalla norma ed eventualmente l'evento. Rientreranno qui dentro anche altre componenti fondamentali della struttura del reato, come ad esempio il nesso di causa o l'oggetto materiale. Nel caso della truffa, bisogna dire che la condotta è quella di colui che, con artifizi e raggiri, induce taluno in errore con conseguente profitto per sé o per altri. Ci si dovrà poi soffermare su questi elementi fondamentali, no? Cosa si intenda per artifizi e raggiri, quale sia il ruolo di comportamenti semplicemente reticenti o della menzogna, l'induzione in errore e via dicendo. Preciso che se il reato è di pura condotta, descrivere la condotta attiva o omissiva sarà sufficiente. Se invece è un reato di evento, come nel caso della truffa, andrà anche descritto l'evento. Nel caso della truffa è il conseguimento dell'ingiusto profitto reso possibile dal fatto che la vittima è caduta in errore. Ok? Domanda 5. Qual è l'elemento soggettivo richiesto? L'ultimo passaggio necessario riguarda l'elemento soggettivo. Si tratta qui di capire anzitutto se la fattispecie richieda, ai fini della punibilità, che il fatto sia stato commesso con dolo o se invece sia sufficiente la colpa. Ovviamente in questo caso è fondamentale ricordare questa distinzione. Nei delitti il dolo è il criterio generale di imputazione, pertanto affinché un reato sia punito anche a titolo di colpa,
deve essere espressamente prevista dal legislatore, no? Come ad esempio l'omicidio colposo punito dall'articolo 589 del codice penale. Nelle contravvenzioni invece la regola è opposta, si risponde di una contravvenzione indifferentemente a titolo di colpa o di dolo, salvo alcune particolari fattispecie. Nel caso della truffa ovviamente l'elemento soggettivo è il dolo, cioè ci vuole coscienza e volontà della condotta e dell'evento, non è che uno tu lo truffi colposamente. E qui si apre un altro aspetto, dire che l'elemento soggettivo è il dolo non è sufficiente, bisognerà infatti qualificare il dolo o come generico o specifico. Questi 5 punti ti potranno aiutare a condurre l'esposizione in modo ordinato e organico. Se li tratti assieme alle categorie del metodo studiare diritto facile vedrai che non sarà difficile studiare questa materia. Se non conosci il metodo studiare diritto facile ti lascio nei commenti il link per scoprire di più e per accedere allo shop dove peraltro potrai trovare e scaricare gli schemi dei principali reati realizzati seguendo proprio questi 5 passaggi e il metodo studiare diritto facile. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!